Buongiorno a tutti e benvenuti per un nuovo appuntamento su Semplice Semplice Buono Buono. Oggi vi spiegherò come realizzare delle frittelle di zucchine. Le frittelle di zucchine sono un piatto che può essere realizzato in tantissimi modi. Io vi svelerò tutti i segreti per realizzare delle frittelle dorate e croccanti. Continuate a seguire il mio canale Semplice Semplice Buono Buono e vi darò sempre idee utili per realizzare dei piatti originali. Gli ingredienti che vi serviranno per circa 6 persone sono 400 g di farina, 3 fette di capocollo, 300 g di parmigiano, 2-3 zucchine scure, una zucchina bianca grande, 250 g di pangrattato, 2 uova, 2 spicchi d'aglio, mezza cipolla rossa, basilico, prezzemolo e menta. Vi servirà inoltre mezzo cucchiaino di bicarbonato e olio extravergine d'oliva per friggere. Tagliamo la zucchina eliminando solo in parte la buccia. Eliminiamo anche l'interno e la tagliamo a cubetti. Una parte la taglieremo in pezzetti più sottili. Riponiamole in una scolapasta e mettiamo poi del sale per eliminare l'acqua che contengono. Le lasceremo scolare per circa un'ora. Trascorso questo tempo, riponiamole in una ciotola e aggiungiamo il capocollo a pezzetti, l'aglio tritato finemente, la cipolla anch'essa molto fine e infine il basilico. Aggiungiamo poi poco per volta il parmigiano, il pangrattato, le uova e mescoliamo per bene. Infine inseriamo gradualmente la farina. La pastella dovrà risultare di questa consistenza. Per ultimo aggiungere il bicarbonato e mescolare per bene. In una padella riscaldiamo l'olio e con un cucchiaio molto grande immergiamo poco per volta la pastella. Le prime frittelle tenderanno ad attaccarsi tra loro, ma si staccheranno facilmente con la forchetta. Il segreto sarà friggerle più tempo sul lato ruvido e poi girarle verso il lato liscio. Saranno pronte per essere tolte quando saranno leggermente bionde, poiché la cottura prosegue anche fuori dalla padella. Adagiatele prima in un piatto rivestito con un semplice tovagliolo bianco e dopo qualche minuto riporle in un vassoio lungo in posizione verticale. Questo conferirà alle frittelle una croccantezza più duratura nel tempo. Il tocco finale è accompagnarle con delle foglie di menta. Vi è piaciuto come ho realizzato le mie frittelle? Allora continuate a seguire il canale Semplice Semplice Buono Buono e attivate la campanella per non perdervi le prossime novità. A presto!